Voglio che scriva altri libri. Ho finito di scrivere Le avventure di Jack Cannon. E quando uscirò di qui la farò finita. E basta. Non dica così, malandrina birichina. Ci sono modi più semplici che spararsi in testa o farsi dilaniare una gamba. E questo è uno. E il bello è che starà così bene che non si accorgerà di essere morta. E si aspetta che io creda che mi aiuterà a ucciderlo. È lei quella perspicace? Me lo dica lei. Perché? Non possiamo trovare il tumore in tempo se non collabora. Così la faccio scegliere. O ci dà la possibilità di farla stare meglio, o si ficca questo dove vuole e spinge. Come mai le importa di me? Crede di conoscermi perché ha letto i miei libri? No. Conosco il dolore. Pensi di poterlo gestire e poi un giorno non ce la fai più. Allora o trovi delle ragioni per andare avanti o non le trovi. Io ho finito tutte le ragioni. Adesso, ma quando non soffrirà più, vorrà vivere e ricominciare a scrivere. Qualora sbagliassi, avrà un piano di riserva da portare con sé. D'accordo. Ottima scelta. Fossi lei la nasconderei se vuole conservarla. Conosco un posto perfetto. Buongiorno, splendore. È davvero un bastardo. Lei doveva scegliere la vita. È anche un eccellente bugiardo. Non mentivo sulla cura. Se troviamo e rimuoviamo quel fastidioso tumore che rilascia adrenalina, lei starà meglio. È meglio che si sbrighi. Il mio avvocato mi avrà fatto uscire da qui domani a quest'ora. Sì, a proposito, a quanto pare ieri si è iniettata quello che credeva fosse un narcotico potenzialmente letale. Il termine per il trattamento è stato prorogato di 24 ore. Lo so, bella fregatura, eh? Vuole sapere qualcosa del mio libro? Certo. Jack Cannon muore. Lo so. Bella fregatura, eh? Abbiamo analizzato la PET di ieri sera. Non ci sono segni di tumore. I valori dell'adrenalina nei prelievi di sangue in 6 zone diverse sono nella norma. Se ci dicesse i suoi sintomi, dove e quando ha iniziato a farle male, potremmo concentrarci su una zona specifica. O usarli per escluderne. Dirà solo bugie. È meglio non parlarle affatto. Credi di riuscire a farle riprovare ad uccidersi? Ci serve tempo. C'è un modo per sapere i sintomi senza chiederglieli? Uno scrittore scrive ciò che conosce. Non hai detto che parlava di un piccolo detective? E della sua mentore, la zia Helen. Che guarda caso ha la stessa età che ora ha Alice. Le risposte possono essere nel libro. Bene. Hai finito di leggere il nastro della macchina da scrivere? Cercate il tumore con un'ecografia.